Buongiorno Carlo. Buongiorno Valentina, buongiorno Flavio, un saluto agli ascoltatori. Buongiorno Tier. Buongiorno a te, buon inizio settimana con questo sole splendente sulla capitale, con questa Roma che continua il suo incedere, ovviamente così ai tanti, e gioioso con questi tre punti importanti che la tengono alla stessa distanza del Napoli che vince, ma la accorciano un po' sulla Juventus con una partita importantissima che si giocherà tra due giorni. Sono partita subito a gamba tesa sulla nostra Roma, non so se ci avete fatto caso. Voglia. Che ti porti dietro? Le tue fotografie del match, caro Carlo? Parliamo del match di Reggio Emilia o di quello di ieri a Napoli? Perché tanto sono collegati, quindi io partirei da quello di Reggio Emilia. Vai, sì, sì. Mi porto ieri 3 punti, top. Nient'altro, perché a me la Roma è piaciuta davvero poco ieri. Nel senso che pronti via, come squadra. Davvero una prova di forza per 25 minuti. Però una prova di forza che poi non porta a nulla, se no la gola di Mattia Destro. In realtà Pecoro la partita proprio non ha fatto la parata, che una, ma la Roma in quei 25 minuti di pressione in cui non ha fatto davvero passare la metà campo il giocatore del Sassuolo, in realtà è andata a concludere la rete una sola volta quando Nainggolan ha rubato il pallone ai 25 metri ad un difensore avversario. E questo è un po' preoccupante, perché quando non c'è Francesco Totti arrivano i problemi, nel senso che poi puoi avere la palla per 25-30 minuti, puoi schiacciare gli avversari, ma idee poche. E qui magari chiamiamo in causa Milan e Pjanic, cioè che forse con Totti assente è quello che dovrebbe poi invece illuminare il gioco e dare un po' una dimensione diversa al palleggio della Roma, perché altrimenti si diventa stessa, diventa un possesso palla, per carità, straordinario, con numeri bulgari, però in realtà improduttivo. Non mi è piaciuta poi particolarmente la Roma, l'ha detto anche ieri Rudy Garcia, una volta venuto il fattaccio, cioè quella la cosa in Vereconda di Peruzzo. Apro una parentesi, sì. Caro Flavio, di dov'è Peruzzo? Quale sezione arbitrale? Bravissimo. È sempre Comorsato? Sì, bravissimo Valentina. A pensare male si commette peccato, ma ci si attacca sempre, diceva un grande vecchio della politica italiana. A me sta sezione di Schio, non me la racconta giusta, ma chiudiamo la parentesi. Rizzoli fa quello che deve fare anche in una situazione pazzesca, allucinante, cioè mai vista in un campo di calcio 5-6 minuti per cercare di capire che è successo, se è rigore, non è rigore, ma deve morire, non deve morire. Ma interpellando poi il calciatore che va a procurarsi un calcio di rigore. Praticamente in quel lasso di tempo, di 5-6 minuti, potremmo guardare la moviola 20 volte, cioè avremmo voluto interpellare 20 volte un TV match officer in tribuna, sì, con la moviola e con le cuffie che generalmente all'arbitro cioè, guarda, la lascia perdere, non è né rigore né ammonizione perché quello lì è scivolato, quindi fa ripartire il gioco tranquillo. Praticamente avanzavano 4 minuti e mezzo di quelli che poi sono persi. Sì. E da quell'episodio in poi però la Roma ha perso un po' la bussola, si è innervosita, soprattutto si è innervosito il Sassuolo, che però ha trasformato l'energia positiva in nervosismo. E la Roma invece ci ha capito un po' poco, tant'è vero che nel secondo tempo poi non è stata la stessa Roma, a me non è piaciuta davvero nella ripresa, tant'è vero che appunto che la Roma poi ha rischiato grosso fino alla fine, fino al gol di Bastos, perché sono quelle partite in cui se non chiudi immediatamente rischi poi, come è successo all'andata, di beccare il gol al 93esimo che ti porta via 2 punti. E una grande squadra questo non lo fa, la Juventus se fosse stata ieri al posto della Roma avrebbe fatto 3 gol nel primo tempo. Invece ha pensato bene di prenderne 2. In questo la Roma deve crescere, in questo la Roma deve migliorare per diventare grandissima squadra. Oggi è una grande squadra, però la Roma per diventare una grandissima squadra deve arrivare a fare 3 gol a quelle che schiacciano la loro metà campo per 45 minuti e andarsene nell'intervallo con grande serenità. Quando potrà fare questo e farà questo, potrà dirsi davvero una grande squadra. L'ho fatto in questa stagione, per carità, in qualche partita, ricordo il Bologna all'Olimpico, l'ho fatto praticamente in altre situazioni. Adesso, da un paio di mesi a questa parte, è una Roma che fa più fatica. Anche se poi vedi la classifica che dice Roma 70 Carlo, punti. È una Roma che fa un po' più fatica, Roma, come fanno più fatica anche altre squadre, però. Sì, ma è una Roma cinica, Valentina, nel senso che ieri avete visto azione di Nainggolan che ruba palla, palla dentro, gol, azione di Tadei meravigliosa che ruba palla, esatto. Totti e Bastos gol. Quindi ha capitalizzato il 100% delle occasioni che praticamente ha avuto. In altre situazioni la Roma capitalizzava il 10%, no? Sì. Quindi oggi è stata cinica. Però bisogna essere tutte e due le cose, bisogna essere cinici nel capitalizzare le occasioni, ma bisogna essere anche
tra determinati, quando vai in vantaggio per 1-0, magari con il gol di Mattia Destro, devi essere stra determinato a fare il 2-0 entro i prossimi 5 minuti. Non lo so, per me i gol che ha fatto ieri sono non da grande, ma da super grandissima squadra, perché sono due gol in fotocopia con recupero palla sono del centrocampista. Una grande squadra, però se andiamo a vedere poi sono errori comunque difensivi. Beh, sono cercati però, sono cercati con... Ma è chiaro che a Quillini e Barzagli quella palla non gli avevi mai. Non lo so. Peraltro veramente la tua parentesi iniziale non è sbagliata, il fatto che ci sia stato tutto questo dilungarsi, tra l'altro ridicolo, ma questo lo mettiamo tra parentesi un'ulteriore volta, di questo confronto di Rizzoli. Io non sono d'accordo lunghissimo con i giocatori, al di là dei torti e delle ragioni, comunque ha spezzato un po' il ritmo della partita. Come per la Roma ha rischiato di farla innervosire molto, perché si è rischiato di perdere un difensore fondamentale, perché in caso di rigore magari Benatia se ne andava a fare la doccia, tanto per dirne una, era l'ultimo rosso, sì. Non si sapeva, perché sì, avrebbe avuto senso a quel punto dare il rosso, e un rigore, quindi una partita in ripartenza. C'è stata grande fatica anche nell'argomentazione, nel mantenere la calma e cercare di parlare con l'arbitro. Un Sassuolo in quel momento molto innervosito, però come dici tu, io l'ho visto un po' incattivito poi in qualche modo. C'era un Berardi furioso che voleva tirare per forza questo calcio di rigore inesistente, perché io inesistente, scusate, ma a margine devo mettercelo per forza, perché è una cosa mai vista. Peraltro con un Rizzoli che non l'aveva assolutamente dato questo rigore, un Peruzzo che si è messo in mezzo facendo uno sconquasso totale, poi insomma, quindi da lì un pochino. No, però mi deve spiegare, siccome se la stiamo prendendo, ho letto giudizi, no, a parte i nostri, da ovunque, insomma, comportamento incredibile da parte di Rizzoli, la scena, insomma, così, che cosa avrebbe dovuto fare? Secondo Rizzoli? Me la partita l'ha impiccata Peruzzo, non Rizzoli. Anzi, secondo me Rizzoli a un certo punto, per quanto il siparezzo nella sua globalità sia risultato un po' quantomeno anacronistico, perché non è che si vede spesso, insomma, prima tutto volta questo dibattere, secondo me lui l'ha fatto con le migliori intenzioni, quello di: ho capito che questo rigore non c'è, datemi un attimo il via libera per poter decretare che non c'è, visto che il mio assistente mi sta dicendo il contrario, chiedo la collaborazione dei giocatori. Peraltro si è speso molto, secondo me, per far ragionare, io così l'ho letta da casa, per far ragionare un giovane Sansone che è lì preso dalla sindrome salvezza, ovviamente dall'essere protagonista anche di, se vogliamo, una mala abitudine, no? Che è quella di buttarsi in ogni dove sui campi di calcio di tutti i giocatori, o quasi, pochi veramente evitano di fare questo, e quindi di spiegare al ragazzo quello che avrebbe potuto dire, cioè la verità, nient'altro. Poi è però troppo, per esempio, troppo Gazzetta poco. Dello Sport, l'iter seguito è inaccettabile, non deve essere replicato. No, sono tutti accesissimi. Perché? Secondo me avrebbe fatto male anche nel contrario. Che cosa avrebbe dovuto fare? Io lo salvo in ampia parte. Avrebbe dovuto impiegarci molto meno tempo, nel senso che alla fine poi non puoi stare ad ascoltare tutti quanti quelli che sono i partecipanti. Ha detto bene Benatia, ma come fai a chiedere a uno che sta per retrocedere o che lotta per la salvezza sempre, scusa, ma è rigore oppure no? È quello che ti deve dire, cioè. Ma non gli ha chiesto sì, però alla fine c'è sempre un limite oltre il quale non si può andare, quindi Rizzoli è l'arbitro, deve decidere lui in campo. Quelli che parlano di Moviola che non va accettata, io ho sentito sempre di Francesco dire una sciocchezza, tra l'altro mi piace che Eusebio poi è una persona che adoro e che stimo, quando lui dice non bisogna delegare ad un altro la decisione sul campo. No, nel rugby c'è proprio l'esatto contrario, è il TV match officer che decide per l'arbitro, perché vede meglio dell'arbitro avendo una Moviola e non in tribuna, e potendo far riguardare le considerazioni, quindi quella è una sciocchezza clamorosa. Però purtroppo la Moviola non c'è. Che cosa avrebbe dovuto fare Rizzoli? Questo non capisco, perché in 30 secondi. Ma non è facile. Dice che è rigore dalle, un arbitro esperto, dalle reazioni dei giocatori, capisce immediatamente come andranno dalle cose. Ma immediatamente lo capisci, perché un arbitro esperto sa anche di psicologia, cioè navigato, ha visto tante partite, e dalle reazioni dei giocatori tu sai perfettamente come sono andate le cose. E quindi si rendeva conto che non era rigore. Beh, la lezione non so, beh, può darsi. Non lo trovo molto giusto questo prendersela con Rizzoli, che poi alla fine... No, ma io perché non viene... me la prendo con lui, io me la prendo con Peruzzo, ripeto. Ma... Ah, Peruzzo. è appunto, se non uno che dovrebbe aiutarti. Ti cazzo, però con molto meno tempo, cioè a un certo punto ho capito lui che non era rigore, lo ha detto ok, grazie, basta, adesso riveniamo il gioco. Però sempre la stessa Moviola molte volte può durare anche 3 minuti, 4 minuti quando l'episodio è molto dubbio, si discute, si dibatte su episodi di Beh, questo in quel genere. Caso però con la Moviola non ci sarebbe stato nulla da dibattere, Flavio. Moviola, nel caso ovviamente. Però siccome si parla dei tempi, no, anche viene, perché è durato molto, anche la Moviola potrebbe farci, anzi questa è anche un'anticipazione di quello che potrebbe succedere, potremmo vedere gioco interrotto per 2-3 minuti a discutere e a vedere e rivedere un'immagine, quindi non so, insomma, per me Rizzoli fa la cosa giusta, ha messo fuori strada dal suo assistente, da colui che dovrebbe dargli una mano, che addirittura dice c'è contatto tra i piedi, insomma lui alla fine deve... Visto bene, insomma. Tra l'altro lui, giudice di porta, che è stato aggiunto, no, alla terra
arbitrale famosa, certo, pagando ulteriori soldi, e non serve, esatto, a nulla, si conferma non servire a nulla, se non anzi a essere spesso dannoso per i fuorigioco per quest'ultima decisione. Quindi c'è un ruolo veramente da rivedere e correggere per quanto mi riguarda. Non so. Tra l'altro ricordiamoci un aspetto: Peruzzo sta sulla sinistra della porta e lui vede, dovrebbe vedere dall'altra parte dell'area. Adesso chi ha giocato a pallone sa che tra la curva di Napoli che è a Schiena d'Asino, tra il fatto che comunque puoi essere contro sole, cioè non è proprio facile vedere dall'altra parte dell'area. Un conto è se l'arbitro vede davanti a sé. Ricordate quanti episodi ci sono stati negli ultimi tempi? Il rigore che Gervinho prende a San Siro contro l'Inter, in realtà viene decretato l'arbitro di porta che sta davanti a Gervinho, che viene dalla parte. Guardate che vedete dall'altra parte dell'area, insomma, non è proprio facile. Peruzzo si prende una responsabilità che secondo me è anche esagerata, insomma, potrebbe anche tranquillamente dire a Rizzoli o stare zitto, perché Rizzoli non dava il rigore tranquillamente, faceva proseguire il gioco, e non aveva visto bene, e l'azione finiva lì, insomma. Beh, che vede, adesso arriviamo a due tra due giorni alla partita contro il Parma. Il Parma secondo te ha mollato, Carlo, visto ieri a Roma? Beh, mollato no, però ieri è stata una partita davvero strana, cioè, per parte di Giorgio che prende la Lazio, ma era stata una partita stranissima per quanto riguarda lo svolgimento. Non ha mollato, ieri mancava Mauri, ecco, comunque è un'assenza importante per il Parma. Mauri invece ci sarà mercoledì. Mm-hmm. Io credo che invece ci creda, perché sta vedendo la Fiorentina in difficoltà, e c'è l'Atalanta arrembante, insomma, lì dietro per l'Europa League è tutta una lotta a tante. Io sono convinto che l'Inter prenderà un posto per l'Europa League, e uno è suo sicuramente, anche se in questo momento è ancora dietro. Però sono convinto che tra Fiorentina, Parma, Lazio compresa, ci sia poi da lottare. Magari l'Atalanta non è tra le candidate, è una che potrà dar fastidio, perché poi si dà l'entusiasmo. Però sono convinto che il Parma ancora ci crede al fatto di poter avere un piazzamento importante. Tra l'altro la Roma sarà senza Nainggolan, perché da convocazione ai tempi non c'era, ovviamente era espulso, e però ai tempi c'era Strootman che invece non ci sarà mercoledì sera. Maledizione. Quindi probabilmente ritroveremo Taddei a centrocampo? Domanda per entrambi. Secondo me sì, assolutamente. Anche il fatto di essere stato inserito verso la fine del match è stato importante per quanto riguarda Rudy García, perché gli ho voluto fare dai qualche minuto proprio in vista della partita di mercoledì. Quella è la soluzione. Mi piace anche questo aspetto, perché tra l'altro Taddei sta giocando bene, se la merita davvero una partita così importante. Sono 80 minuti, non sono 90, però in realtà è una partita intera uguale, quindi cambia poco davvero. Quindi penso che sarà proprio quello il centrocampo. Un Francescolotti da primo minuto, tra l'altro. Sì. Sì, tra l'altro anche ieri cambia azzeccatissimi per García, comunque. Segnano, orchestrano il gol del decreto del vantaggio giallo-rosso, proprio coloro che entrano, Francesco Totti, insomma, Taddei e Bastos, che trova il primo gol con la Roma, il 4000esimo però della Roma stessa, quindi insomma una cifra importante, certo, da festeggiare. Importante, sì, per è lui, davvero, davvero importante come traguardo per il brasiliano. Tra l'altro sono contentissimo, avete visto magari anche le foto dell'esultanza di Maicon in panchina. Impazzito. Fa un salto straordinario, e quello denota quanto siano attaccati i brasiliani tra di loro, quanto facciano gruppo, quindi mi piace particolarmente questo inserimento di Michel Bastos, che ci ha messo un po', diciamo, da gennaio in poi ad entrare negli schemi della squadra, però ci sta, ovviamente è un giocatore molto importante, viene anche considerato molto dai suoi compagni. Sì. Una Juventus stanca, direttore, oppure una farsa? Tornato Tevez andrà, a parte che il calendario della Juventus è ridicolo, sì, fino alla Roma, quindi cioè, penso ci sia poco da temere. Com'è ridicola questa classifica del campionato, sì, 2013-2014, ma lascio a Carlo le considerazioni. Mancava Tevez, è stato un assenso importante, perché è stato anche notato praticamente durante il match del San Paolo. Osvaldo non ha mai fatto i movimenti che fa Tevez, cioè di tornare indietro, andare a prendere la palla e giocare con il centrocampo. E questo ha fatto sì che il 3-5-2 della Juventus fosse drammaticamente un 3-5, poi quei due lasciati lì in mezzo al deserto in totale solitudine. E chiaramente la Juve non è riuscita quasi mai a passare la metà campo, ma soprattutto non è mai riuscita a rendersi nel volto delle parti di Reina. Reina ieri non ha fatto una parata in 90 minuti, però stare con la Juventus, guardate che è una cosa abbastanza drammatica. E anche da dire, l'aspetto fisico conta fino a un certo punto, perché la Juve deve chiaramente dividere le energie tra campionato e Europa League. A Lione giovedì è una partita importante, ha anche un vantaggio tale che le permette chiaramente di affrontare questa partita, e l'affrontare proprio così, con una certa sufficienza, perché si poteva anche perdere. Sono convinto personalmente la Juve gli darà il campionato con tre sconfitte, ma anche quello dell'Olimpico dell'11 maggio, quindi magari
ha perso a Firenze, ha perso a Napoli, ha perso con la Roma, ci sta praticamente tranquillamente una situazione di questo genere. Pensa che roba, Carlo, se fosse come sì, dici tu, tre sconfitte la Juve, se la Roma non dovesse poi più perdere, due sconfitte per la Roma con 8 punti di distacco, diciamo, virtuali, ma una squadra dolorosa, che ha perso di più, sarebbe pazzesco, eh? Sì, sarebbe pazzesco, ma in realtà fai conto anche vincere o a perdere che a non perdere, quindi è importante anche quello, cioè è importante anche trasformare i pareggi. Io continuo a dire che la Roma ne ha uno di troppo, che è quello col Sassuolo all'andata, cioè è soltanto quello. E la stessa cosa la dice anche Rudy Garcia, cioè solo su quello la Roma va a recriminare, perché poi gli altri ci possono stare, quello di Torino si può recriminare sul fatto dei rigori non dati o del gol che porta la firma chiaramente di un fallo di Maggiorini su Benatia. Però mi brucia solamente il pareggio con il Sassuolo, laddove la Juve poi queste partite qui le vince sempre. Sì, come però? La stagione record, la fa la stagione straordinaria della formazione bianconera, si vince come? Perfettamente tanti pari 12, la differenza la fanno i pareggi e le vittorie. Quello di Torino, schiacciando anche le altre squadre, cioè creando un concreto d'accordo, continua a dire la Roma, e questo è innegabile, negli ultimi due mesi un pochettino sta tirando il fiato, manca Strootman, manca un giocatore importante, è mancato il miglior Francesco Totti in questa fase, in questo periodo. È mancato De Rossi per tre partite, per cui comunque sia la Roma non ha giocato nel miglior modo possibile quest'ultimo scorcio di campionato, ed è evidente che insomma alla fine paghi tassi in alcune occasioni. Brava la Roma a non pagarlo in quest'ultimo mese, che da quattro vittorie consecutive, quindi questa è la seconda miglior striscia del campionato. Però la Roma è innegabile, non ha la rosa che la Juventus. Ieri hai visto l'inquadratura, inizio partita, Francesco Totti in mezzo ai ragazzini, c'era Ricci da una parte, c'erano tanti altri prima era dall'altra. Ecco, la Juve non presenta mai un colpo d'occhio di questo genere, perché vedete una macchina con 20 elementi, sono tutti elementi di Milano. Per carità, però Juventus-Parma, Catania-Juventus, Genoa-Juve, Juve-Fiorentina, una Juventus che nelle ultime partite, e arriviamo fino a Juventus-Torino, non ha convinto per niente, ha vinto 1-2-3-4 delle ultime 6 partite per 1-0, e quella col Torino francamente grida ancora vendetta per quel calcio di rigore. Una Juventus che da febbraio almeno, che dalla partita col Verona, che non è più brillante, anche a inizio stagione è stata come dire, ma sono umani pure loro, tenuta... Beh, Carlo, umani non avrebbero 81 punti. Secondo me 81 punti veramente è una classifica mai come quest'anno, è drogata dalla fortuna, chiamiamola così, se non vogliamo poi parlare di altro, perché poi gli episodi arbitrali sono anche fortuna sfortuna e fanno parte del gioco. 81 punti secondo me sono una profonda ingiustizia per quanto fatto vedere dalle due squadre, che avrebbero dovuto avere il piacere, l'onore eccetera di competere fino alla fine. Invece stiamo parlando di un campionato chiuso, secondo me, ripeto, ingiustamente non c'è questa differenza tra la Roma e la Juventus, addirittura in alcune fasi della stagione. La Juventus tra Juventus e Napoli, secondo me tra Juventus e Napoli sì, perché il Napoli è davvero discontinuo. Invece il Napoli, allora, in totale il Napoli ha perso 5 partite, Carlo, la Roma ne ha perse 2, e sono la differenza la fanno i pareggi, 7 la Roma e 3 la Juventus. La Juventus, hai detto bene tu, la discontinuità, hai usato proprio il termine giusto, perché quello che ieri ha segnato Rafa Benitez, ovvero è la differenza di avere quella rosa. Ieri Rafa Benitez l'ha detto, so che magari però non ti piace. No, a me piace, per carità, rispetto. Però ieri Rafa Benitez dice una cosa esattissima, dice la rosa che abbiamo noi del Napoli ci permette di affrontare la Juventus e battere l'allenamento a San Paolo. La stessa cosa la fa la Roma con la Coppa Italia, ricorderete quella partita meravigliosa in cui la Roma elimina la Juventus. La stessa rosa non ti permette di andare a vincere un campionato lungo 38 giornate, perché la Juve ha una rosa superiore che può chiaramente ammortizzare eventuali mancanze, eventuali assenze, squalifiche, eccetera, eccetera. La differenza è tutta lì, nell'arco di una competizione lunga. Nell'arco di una competizione corta, come la fase a girone di una Champions, il Napoli si comporta meglio della Juventus, ne esce come la Juventus, però il Napoli fa una figura molto migliore, perché in 6 partite il Napoli riesce a reggere molto meglio il confronto della Juventus, in 38 no. Sì, ma questo è per quanto riguarda il Napoli. Io ti dico che il Napoli, tu dici, non ci stanno anche ora. No, con Napoli secondo me ci stanno, perché ne ha perse 5. La Roma ne ha perse 2 come la Juve, e la differenza, come dicevi tu, la fanno i pareggi. 7 per la Roma e 3 per la Juventus. E allora basta prendere 4 partite, io ti dico solo i due derby,
della Juventus col Torino, il primo vinto fuori gioco, il secondo manca un calcio di rigore al Toro, col Toro che domina la Juve per tutto il secondo tempo, e ti prendo Torino Roma dell'andata con rigore su Pjanic. Ballano alla Juventus, dai 4 punti in meno alla Juventus e 2 punti in più alla Roma, sono 77-72 con la Roma che deve recuperare la partita di domani, 77-75 con lo scontro diretto. Ti prendo solo queste, senza andare a ritirar fuori la gara d'andata contro il Napoli, senza andare a tirar fuori le partite come quella col Genoa, che comunque la vinci per meriti tuoi, perché se Pirlo ce l'hai comunque è un tuo merito, senza prendere il gol di Diakité buono in Juventus-Fiorentina, senza andare a prendere tante altre, tutto. Ti prendo solamente il Torino, perché la differenza la fanno i pareggi, è una classifica drogata secondo me, i meriti dicono altro, ecco, la Roma è stata avrebbe meritato un destino migliore, ma questo secondo me, Carlo, poi insomma... Su questo siamo assolutamente d'accordo, perché nell'anno in cui la Roma fa il suo personale record di punti trova una squadra che ne ha 11 di più, quindi troppi. Questo è abbastanza imbarazzante. Troppi. Troppi. Comunque, va bene. Questo è il punto per quanto riguarda la 31esima giornata, che andrà ad esaurirsi questa sera. Quindi domattina dovremo parlare ancora di un paio di gare, ovviamente con gli occhi già puntatissimi al recupero della gara con il Parma e al ritorno anche della Champions, con questi, insomma, tante argomentazioni. Questa settimana è molto viva e anche molto bella, si spera. Tra l'altro anche grazie, speriamo, alla nostra Roma. Carlo, intanto un buon inizio di settimana, buon lunedì e grazie. Grazie a voi ragazzi, un grande abbraccio. Grazie, super dear. Grazie a Carlo Lazzotti.